sti cellulari spegneteli. Mannaggia. È il mio. Ah sì, dai, passami, no, passami. Ornella Vanoni. Ornella? Ah, oh, mi senti? Aspetta, eh. Mi stai ascoltando? Dove stai? Ti sento. Sì. Vado alla Biennale? Sto qui. Non ti sento. Sono qui. Sono già qui. Sì. Tu cosa pensi del futuro? Hai paura? Ornella, io sono il futuro. Posso fare qualcosa per te? Senti Ornella, ti ho fatto ascoltare da tutti gli amici qui al Corriere della Sera che ti salutano e ti vogliono bene. Senti che calore. Sì, la vogliono bene anche a te però. Senti amore, ma stai tornando a Milano allora? No, io sto andando a Napoli. Ah, stai andando a Napoli. Ci sentiamo presto che ti voglio a cena come l'altra volta, eh? Va bene. Te voglio bene, vi saluto Ornella. Ciao. Ciao amore. Ciao. Queste sono le fortune della vita. Avere degli amici così, guarda. Lei, Ennio Morricone, avere avuto per amico Armando Trovaglioli, Aroldo Thieri. Tanti. E quando ero piccolo che vedevo queste persone in televisione, noi nel 54 avevamo già la televisione perché i tre zii, i fratelli di mamma, erano scapoli, spendevano tutto per noi e ci avevano comprato sta televisione Admiral, americana, con le manopolone così, che friggeva tutto il giorno. Poi ogni tanto usciva fuori la signorina e diceva prove tecniche di trasmissione. Poi si alzava sto carciofone. E poi un'altra volta friggitoria. Poi però arrivava e Giancarlo Cobelli tutto in calzamaglia nera in accademico che faceva il mimo. Poi arrivava Raff Vallone, Canne al Vento, Geneir, Cesco Baseggio, de tutto. E quindi a un certo punto della mia carriera mi sono ritrovato ad avere amici questi colossi, guarda, e credetemi, quelle sono le vere, non lo dico adesso per fare della retorica, ma quelli, per un artista, quello è l'Oscar.